Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Mi hanno regalato questo stampo, vi faccio vedere. È uno stampo per torte. Me l'ha regalato Sabrina, che è un'amica di mia figlia. Siamo andati in vacanza insieme in Alto Adige. Sono entrata in un negozio dove vendevano tutte queste cose un po' particolari. Comunque uno stampo in silicone. E la marca è spagnola, mi sembra, ma ce ne sono anche di italiani, naturalmente. E, bene, quindi dovrò fare una torta con un po' di fantasia, uno spicchio diverso dall'altro. Vediamo che cosa riusciamo a fare. Seguitemi. Bene, prepariamo allora questa torta. Farò un impasto base morbido e poi ogni spicchio vediamo che cosa possiamo mettere. Vi ho messo la dose in descrizione di questo impasto base. Frullo con la frusta elettrica le uova con lo zucchero. Ho frullato un pochino, poi aggiungo i liquidi, quindi il latte e l'olio di semi di mais o di arachide, come volete. Frullo ancora un pochino e poi aggiungo la farina setacciata. La metto dentro il mio setino. E lo aggiungo mano a mano. Per questa torta bisogna usare un pochino di fantasia. Adesso questo è l'impasto base. Questo impasto si può usare anche per le crostate, invece di fare la classica crostata dura che poi bisogna bagnare. Questo è un impasto che rimane morbido, quindi anche per le torte di frutta. Anzi, mi sembra che ho già fatto un video su questo. Poi ci va mezza bustina di lievito per dolci. Frullo ancora un pochino e l'impasto è pronto. Allora, io ho preparato le cose che ho in casa, quindi senza andare a comprare niente, sono andata a vedere quello che avevo. Ho un'ottima marmellata che mi ha regalato la signora Auer su in Alto Adige. Di lamponi e albicocche, vediamo che cosa, come possiamo procedere. E poi ho intenzione di dividere l'impasto e mettere un po' di cacao per fare due colori, quindi bianco e col cacao. Inizio, ho messo un po' di impasto e ora ci vado a mettere un po' di marmellata al centro e poi ricopro un pochino. Qui regolatevi perché non dovete riempire tutti gli spazi, altrimenti l'impasto non basta. Quindi a metà, perché poi calcolate che cresce, quindi fino a metà. E qui usate la fantasia, dentro mettete, ad esempio, la prossima volta ci metterò le mele, l'ananas. Ecco, qui ricopro un pochino la marmellata. A quest'altro metterò un po' di marmellata di albicocche e sì, ci dobbiamo sbizzarrire per fare questa torta. Ad un affetto ho messo anche i mirtilli essiccati che avevo tenuti a mollo. E ora qui metto il cacao, così farò qualche fetta al cacao. Sbatto un pochino con la frusta. Ok. Adesso faccio uno strato, ci metto un po' di marmellata e poi ricopro un pochino. Bene, nel frattempo ho acceso il forno a 180 gradi. Questo va appoggiato su una leccarda, naturalmente, non a contatto con il fornello, con i ferri. Bene, qui sì, ricopro un pochino.
Poi ho preparato già del cioccolato fondente che ho sciolto per ricoprire dopo, perché una volta cotti poi vanno farciti ancora meglio. Bene, inforniamo all'incirca 30 minuti, anche meno perché le fette, essendo piccoline, si cuociono naturalmente prima. Ed ecco qua, ho messo anche delle mandorle, vedete? Questa volta abbiamo fatto così, la prossima magari metteremo altre cose, tipo, come ho detto prima, le mele. A mo' di torta di mele. Vedete, qui ho farcito sopra dove stanno le fragole, ci ho messo una cremina fatta con il limone, con lo zucchero e il limone. Qui ci ho messo il cioccolato fondente con i zuccherini sopra. E beh, scatenate la vostra fantasia. Prima di farcire fatelo raffreddare un pochino naturalmente. Poi vedete, spingete sotto e escono fuori facilmente. Quindi o li farcite una volta fuori o direttamente dentro, fate come volete. Qui ho messo le mandorle. E, bene, che dire amici? Io ringrazio tanto Sabrina perché non avrei mai pensato a comprare questo stampo che me l'ha regalato e la ringrazio. E, se volete, fatela anche voi questa torta, tanto penso che si trovano in giro questi stampi. È molto simpatica, guardate, così ognuno può scegliere il pezzo che preferisce. Bene, amici, vi ringrazio tutti, grazie della visione, condividete il video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!